Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sundowns, don't you know? If they move too quick, they're falling. Manamana. Sport e non solo. Manamana. La rubrica di Armando. Manamana. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Globus Radio Station, buonasera da Armando Garufi, sport e non solo. E stasera ho il piacere di presentarvi la dottoressa Antonella Di Grazia, presidente della ASM Onlus, Associazione Siciliana Miastenia, che è naturalmente qui per parlarci di una malattia rara. Una malattia che adesso ci spiegherà la dottoressa di che cosa si tratta. Buonasera, ciao. Ciao Armando. Tutto a posto innanzitutto? Buonasera a tutti. Sì, abbastanza a posto. Allora, dopo questa risata, perché abbiamo cominciato, so che sei appollaiata, poi spiegheremo anche perché sei così in una posizione un po' critica per te. Entriamo nel vivo della trasmissione e ci puoi spiegare che cosa si intende per miastenia? Allora, intanto saluto tutti quelli che in questo momento stanno ascoltando e ti ringrazio per avermi invitata, dandomi quindi così l'opportunità appunto di spiegare o di informare su questa malattia. Abbiamo costituito noi un'associazione di cui mi onoro esserne presidente. Tra le altre cose sono quindi non solo la rappresentante legale, ma la rappresento in ecco, quasi tutti i suoi aspetti. Tu la rappresenti in quanto, se non sbaglio, sei un po' un esempio vivente di questa malattia. Sì, da diversi anni. E cos'è la miastenia? Abbiamo chiesto il riconoscimento e la corretta acquisizione della definizione di questa patologia che ancora adesso è confusa, percepita ancora confusamente anche e soprattutto nell'ambiente medico purtroppo. La miastenia gravis è una patologia della giunzione neuromuscolare che attraverso una progressiva degenerazione compromette le funzioni motorie anche del tutto
determinando quindi una situazione gravemente invalidante a causa dei continui arresti motori, quindi di paralisi fluttuanti che possono avere una frequenza anche giornaliera fino alle paralisi diffuse con arresto della muscolatura respiratoria e potenziale pericolo di morte. In questo quadro già drammatico si pone una realtà ancora meno nota, che è quella data dalla miastenia sieronegativa. Una forma diciamo più rara all'interno di questa categoria generale, che affligge il 25-30% dei pazienti miastenici e che ha la spiacevole caratteristica di essere spesso refrattaria al trattamento farmacologico protocollare. E ha chiamato me a rappresentarla. Ho capito. Nel senso che non c'è proprio una cura specifica. Sì, si tratta appunto di una forma più ostinata, più viziosa. Infatti dicono che mi somigli un po', perché esiste in realtà una terapia di elezione per questa, diciamo, per questa altra espressione della miastenia, che è la somministrazione delle immunoglobuline umane, che somministrate in cronico nel paziente miastenico sieronegativo, ma vale anche per il miastenico DOPCO, e diventano una vera e propria terapia salvavita, perché per almeno 3 settimane il malato recupera una buona autonomia motoria e respiratoria, o una parte di essa, a seconda della gravità della malattia. Ma è un trattamento che ci viene spesso negato, innanzitutto a causa del suo costo elevato e per la tendenza ad usare in certi reparti di neurologia locale a ricorrere a questo tipo di trattamento soltanto in caso di gravissimo peggioramento o quando è in corso la crisi miastenica, che è poi la crisi respiratoria, dove in qualche caso diventa tutto inutile. Accanto alla definizione quindi di questa malattia si associa spesso un carattere di rarità, e infatti noi dell'associazione provocatoriamente l'abbiamo chiamata una malattia rara, ma non troppo, in quanto se le stime nazionali riferiscono di almeno 15.000-20.000 pazienti l'anno. 20.000 pazienti l'anno diagnosticati. Qui in Italia o nazionali? Nazionali, sì, perfetto. E pare che altrettanto siano quelli non diagnosticati. E se già si comincia a parlare di miastenia nel 1672, e se soltanto alla struttura neurologica del Policlinico di Messina afferiscono ogni anno più di 800 pazienti provenienti dalle province di Messina e di Catania, allora questo concetto di rarità diventa improprio. Scusami se ti interrompo, è molto importante quello che tu stai dicendo, perché a me risulta, Globus Radio Station ha dato pubblicità alla trasmissione, so che ci sono diversi miastenici che ci stanno ascoltando e quindi stanno cercando di carpire quello che tu stai dicendo. Sì. Quindi una malattia rara, ma non troppo, con 15.000 casi l'anno a livello 15-20.000 casi, ma non sono stime del tutto esatte, quindi diciamo che in realtà è più appropriato parlare di trascuratezza, perché la miastenia, pur essendo per la sua stessa natura una patologia complessa e pur rientrando anche essa nella categoria generale delle malattie immunodegenerative come la sclerosi multipla, sfugge inspiegabilmente ad un congruo riconoscimento sociale, sanitario e terapeutico riabilitativo.
Quindi, per ragioni sconosciute, la mia atenia resta ancora adesso una malattia orfana di attenzioni. Infatti, poco conosciuta e quindi disconosciuta. C'è stata di recente la famosa campagna sullo SLA, sì, che è un'altra malattia considerata rara, però si è fatto veramente tanto clamore. Sì. Invece la miastenia, io devo dirti che fino a poco tempo fa io sconoscevo l'esistenza di questa malattia rara, ma ogni volta che parlo con qualcuno di miastenia tutti mi allargano le braccia dicendo: ma che cos'è? Forse qualche medico lo sa, ma probabilmente anche nel campo medico ci sono tanti, sì, che non lo sanno. Anche nel campo medico sì, perché magari si tende ad utilizzare un approccio standardizzato, perché comunque si muovono tutti, diciamo, mancando appunto l'esperienza o la casistica, soprattutto in Sicilia. Infatti uno degli obiettivi appunto dell'associazione è quello di ridurre i cosiddetti viaggi della speranza verso il nord. Quindi la contraddizione tra l'incidenza numerica e la disattenzione crea appunto un clima generale di incertezza che avvolge il malato miastenico e lo condanna ad indossare la veste di un malato senza definizione, cioè un malato non conosciuto e quindi non riconosciuto. Scusami Antonella, so che ci sono diverse forme di miastenia, sì, cioè, ci vuoi spiegare la differenza tra una forma e l'altra? Perché sono diverse. Ci sono diversi livelli di miastenia, si parte da quelle di lieve entità come la forma, come la miastenia oculare. Oculare che colpisce la palpebra. Sì, 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 che colpisce la palpebra, che poi si pone nella forma di una visione distorta doppia delle immagini, sino alle forme, diciamo, più diffuse e generalizzate che colpiscono poi anche la muscolatura respiratoria. E questo è il caso più grave? Sì. Può essere considerato il caso più grave, perché cosa succede in quel caso? So che c'è l'occlusione della glottide. Sì, ma questi sono discorsi un poco ma è giusto anche farlo sapere, perché poi dopo lo agganciamo al discorso anche sport, perché questo è un discorso che intanto cerchiamo di conoscere che cos'è la miastenia. Una valutazione sul problema che ha avuto un giocatore del Milan, se non sbaglio Gattuso, sì, sì, che era stato si parlava di una miastenia oculare. In realtà penso che sia stata una paralisi, forse non so, non ho seguito, io non seguo le vicende calcistiche, e pare che sia stata invece qualcosa collegata ad una paralisi dovuta al trauma, non so di preciso, però si è parlato di questa cosa. Ma ovviamente ci entreremo anche perché la domanda che sorge spontanea è: che cosa potrebbe avvenire uno sportivo che naturalmente viene colpito. Io invece a questo punto direi di fare la prima pausa, anche perché so che tu insomma stai dovendo stare un po' in equilibrio, e capisco che non è facile, visto e considerato appunto quello che hai detto poc'anzi all'inizio della trasmissione, che sei un esempio vivente di questa forma di malattia considerata, diciamo, rara, ma non troppo, tanto per usare il tuo termine. Bene, io invece ti voglio fare un po' rilassare, ricordando che siamo su Globus Radio Station, ricordando che siete con Sport e non solo. Annie Lennox con Why. Rigorosamente dal vivo con Sport e non solo, in compagnia di Armando Garufi, in compagnia della dottoressa Antonella Di Grazia, presidente della ASM Onlus, Associazione Siciliana Miastenia. E stasera stiamo scoprendo un mondo nuovo, se vogliamo dire, visto considerato che tu ci stai un po' facendo conoscere questa
malattia, come tu la definisci, rara ma non troppo. Abbiamo detto, ovviamente, se dovesse colpire la miastenia uno sportivo, io penso che sarebbe costretto veramente al ritiro, perché sia nella forma, a meno che non viene colpito nella forma più leggera, quella oculare. Questo dipende dal tipo appunto di malattia. Mm-hmm. Nell'ambito della sportività, vuol dire agonistica interstessa, non so, ci sono. Dipende dalla, diciamo, se la forma è più diffusa con la stanchezza, e allora il recupero diventa molto, molto difficile, perché bisogna usare molta cautela. Sì. Perché a seconda del livello di malattia, anche perché comunque ognuno di noi può presentare sintomi comuni e avere mille espressioni diverse, e questo è infatti uno dei problemi che sta alla base della diagnosi esatta della patologia. E diciamo che non significa che si finisce di vivere per questo o che non ci si muove più. Sicuramente bisogna fare un altro tipo di vita, un altro tipo di disciplina. Dipende sempre appunto dal tipo di livello della malattia, dalla fase in cui ci si trova, e dalle personali capacità di recupero, ma dalle risposte, sì, personali alle terapie. Certo, ma c'è una prognosi ben precisa, nel senso, ci sono dei rimedi affinché si possa rendere un po' più vivibile la vita di un miastenico? Dipende tutto dalla giusta combinazione dei farmaci. E anche dal tipo di problema, dice, di causa che lo ha determinato. In genere, ad esempio, chi soffre di una patologia timica, rimuovendo il timo nel giro di qualche tempo può arrivare alla guarigione o alla remissione della malattia. Ecco, perché se non sbaglio ci sono quelli che si operano di timo. Sì. E si riesce a risolvere il problema in gran, sì, parte? Sì, se questa è la causa che lo ha determinato, in buona parte dei casi sì, si resta comunque dei soggetti miastenici, quindi bisogna sempre ricordare che siamo dei soggetti comunque immunodepressi e quindi più esposti diciamo, ad alcune debolezze, ecco. Abbiamo minori capacità di difesa verso le aggressioni esterne in generale. Quindi il sistema immunitario che va un po' a farsi friggere. Sì, 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 perché infatti tendenzialmente una malattia immunodegenerativa di base autoimmune, appunto. Ma c'è un'età ben precisa in cui la malattia colpisce, oppure non guarda età e può colpire così, dare schiaffi a destra e a manca? Sì, ci sono delle fasce di età in cui si concentra, però spesso colpisce molto anche i bambini. E ci sono delle nuove ricerche in questo senso su cui si sta lavorando proprio in alcune unità regionali, della nostra regione, dove forse si comincia a parlare di malattie genetiche in alcuni casi. Poi sì, sì. È legata anche, può essere legata anche ad alcune fasi della vita delle persone, ad esempio le donne legate al discorso della gravidanza, cioè dopo la gravidanza o in periodi di particolare stress. E quali sono i sintomi per il quale uno si rende o può rendersi conto di essere stato colpito dalla miastenia? Ossia, un medico può capire che si tratti di miastenia? Ci sono dei sintomi ben precisi? Allora, non c'è, la sintomatologia è molto vasta, infatti si tende, diciamo, le definizioni più comuni e quelle più accreditate, appunto, si parla appunto di stanchezza e di facile esauribilità muscolare. I sintomi sono, lo dicevo, sono diversi, sono infatti la difficoltà appunto il calvario soprattutto che il miastenico deve percorrere è quella della ricerca,
della diagnosi esatta, perché è una malattia molto subdola, io la definisco anche infida, molto variegata e sfaccettata, e che spesso ancora adesso viene confusa con la nevrosi, uh-huh. Ad esempio, è curata come tale con il risultato di peggiorare drasticamente la nostra sintomatologia. C'è persino qualche medico a cui piace diagnosticarla come la nuova forma di isteria delle donne. E quando ci siamo rifiutati di accettare questa etichetta, siamo stati considerate le nuove streghe da mettere a rogo. Scusa, io ho la tendenza sempre a essere ironica per drammatizzare un po'. Per fortuna che c'è una forma di ironia. E il fatto che uno appunto dei problemi che riguardano questo strano mondo è proprio questo. Il fatto che si viene lasciati spesso, si viene lasciati senza cure, senza assistenza, perché gli inutili tempi di attesa per il riconoscimento della malattia distruggono le nostre cellule e ci distruggono. Quindi quello che poteva essere salvato in questo modo viene compromesso per sempre. Questo perché non ci può essere sempre un'evidenza strumentale che conforti il medico, perché in alcune forme, come appunto la forma sieronegativa, non si può continuare ad insistere su certe indagini diagnostiche. Bisogna osservare i sintomi, bisogna ascoltarli. Ho capito. Ma strutture specifiche per questa malattia in Italia ne esistono? Sì, ce ne sono diverse, in particolare i centri accreditati di neurologia specializzata e dedicata sono due in particolare, a cui appunto sono costretto ancora adesso a rivolgersi parecchi catanesi. Infatti uno, come dicevo prima, degli scopi dell'associazione è quello appunto di ridurre i viaggi della speranza. E adesso ne parleremo ampiamente nell'ultima parte. Questi tempi così lunghi costringono poi ad affollare ulteriormente queste corsie, ma poi di fatto nella gestione quotidiana siamo costretti ad autogestirci. Antonella, io so che ogni malattia ha un suo colore. Qual è il colore della miastenia? Il colore del tuo microfono. Questo? Quello, l'azzurro. L'azzurro, il blu. Diciamo il blu. Sì. Il blu. E allora penso che cada a pennello la canzone che sto per farti ascoltare. Qual è? È un caso, ma è Rino Gaetano. Ma il cielo è sempre più blu. E la dottoressa Antonella Di Grazia, presidente dell'ASM Onlus, Associazione Siciliana Miastenia, è l'ospite di stasera di Sport e non solo da Globus Radio Station. Abbiamo parlato abbastanza ampiamente della miastenia. Io desideravo farti una domanda. C'è una terapia o una, non lo so, scusa la mia ignoranza, una forma di fisioterapia per quanto riguarda certi malati miastenici, visto che considero che colpisce soprattutto il sistema muscolare? Hai toccato un tasto dolente, anche questo diciamo fa parte della trascuratezza nei confronti di questa malattia. E è una cosa che appunto è ancora adesso poco considerata, è quello del trattamento riabilitativo. E il motivo è quello, le scarse competenze e conoscenze di questa malattia. Tuttavia, poiché sono accadute diverse cose a Catania nell'ambito della gestione dei malati miastenici, e quindi degli enti ospedalieri si sono dovuto fare carico di fronte alle emergenze, diciamo che sono nati spontaneamente dei modelli di aiuto, e uno degli obiettivi dell'associazione è quello appunto di costituire una rete.
di specialisti, anzi una rete quindi plurispecialisti, plurispecialistica, formata da diversi medici che devono seguire il miattenico nei vari percorsi, quindi non soltanto dal neurologo, ma dal fisiatra, dal medico di base, dall'oculista, dal nutrizionista, perché poi, siccome ci ammaliamo di tante altre cose ricamate dalla stessa malattia o per gli effetti delle terapie, come ad esempio del cortisone, accanto a questo allora si pensa di realizzare, perché embrionalmente è nata questo tipo di cooperazione, anche una rete di tipo sanitaria di tipo socio riabilitativa, formata ad esempio dal logopedista e dal fisioterapista. Occorre dire che diciamo, è toccato un po' a me aprire la strada verso questo tipo di riabilitazione, perché in realtà è vero che bisogna passare a volte molto tempo a riposo, però è anche vero che l'assenza totale del movimento rischia di indurre i muscoli in atrofia. Sì. Quindi, ad esempio, nel caso specifico, un modello d'aiuto è stato quello erogato dall'ODA di Catania, e, diciamo, con cioè, muovendoci da entrambe le parti in maniera, come dire, pioneristica, dove il terapista, in assenza di competenze specifiche e di formazione adeguata, proprio per la mancanza di assistiti miattenici, diciamo, attinto alla personale esperienza proveniente diciamo, dai trattamenti verso altre patologie simili, e li ha adattate diciamo, li ha trasferite al paziente miattenico, e quindi adattante alle risposte del riabilitante. E effettivamente si può sicuramente migliorare la qualità di vita e avere in questo modo un buon controllo diciamo, delle funzioni motorie. Sì. E accanto a questo volevi... Sì, no, io non voglio interromperti, sì, perché è molto interessante quello, sì, che tu stai dicendo, però vorrei entrare nel, sì, vivo dell'associazione, ecco, sì, di cui tu sei il presidente. Lo scopo, il compito proficuo di questa associazione, preciso, principale, prioritario? Allora, le finalità sono diverse. Innanzitutto quello appunto di tutelare i diritti alla salute dei miastenici, e di assistere soprattutto, di assistere, quindi di supportarli, e di accompagnarli anche nel, diciamo, nel percorso, e soprattutto di lavorare per sostenere la ricerca e lo studio rispetto a questa malattia. E poi comunque e quindi anche di sostenerli nell'ambito del quotidiano, perché superata, si fa per dire, la fase dell'attribuzione della malattia, poi bisogna fare i conti con la cronicizzazione di questa e la, certo, gestione del quotidiano. E quindi l'associazione è impegnata in diverse attività sotto questo aspetto, che riguardano appunto il supporto al malato, anche ad esempio sostenendole, e qui abbiamo in attivo diversi scambi sinergici con i patronati, sì, per quei malati che non possono, per lo stato avanzato della malattia, non possono più lavorare.
uh-huh. o per il riconoscimento diciamo sanitario o quello dell'invalidità, che è un tasto molto ma molto dolente. Molto dolente, perché sì. se, perché, cioè, appunto, se c'è il riconoscimento, tutto confuso, esatto. sì, quindi veramente bisogna a volte impegnarsi in battaglie e subire tantissime umiliazioni sotto questo aspetto. Ovviamente l'associazione sarà formata da un entourage di persone, da uno staff abbastanza l'associazione è formata da, innanzitutto dai soci e fondatori che sono stati insomma i miei compagni di viaggio, e quindi l'incontro con loro è stato, come dire, catartico. E da lì è nata, quindi dalle rabbie personali e dalla voglia appunto di fare e di rifiutarci, di arrenderci e di arrenderci anche a certe ingiuste evidenze, e quindi abbiamo deciso di costituirci soprattutto in Lollus, proprio per avere un maggior accreditamento e riconoscimento. Ecco, a questo punto io pregherei la regia di rimandare quello che voi avete visto, almeno chi vede in streaming. Questo è una locandina, diciamo, oppure è proprio una piccola locandina, sì. È una piccola locandina. Quello che mi ha colpito è il faro. Che cosa rappresenta? Ah, grazie. Ecco, lo facciamo vedere. È questo. Lo facciamo vedere in diretta? Questo, ecco qua, il faro della praticamente dell'associazione. Sì. Ci spieghi questo faro che cosa rappresenta? Beh, innanzitutto si riconduce alla mia personale esperienza con la mia astenia, che è stata particolarmente tormentata e ancora oggi risolta, ma non è questo è la sede di cui parlare di questa cosa, non voglio parlarne. Tuttavia i lunghi momenti trascorsi nella solitudine imposta dall'immobilismo in attesa delle risposte fisiche positive della terapia, nel silenzio e nel buio, perché noi spesso stiamo ad occhi chiusi, mi hanno però ricondotto alla parte più intima di me stessa, uh-huh. e quindi nella resa totale, nell'aver accolto questa malattia, e quindi accettandola e riconoscendola, sono uscita fuori da me stessa e ho trovato il mio baricentro, ho trovato un faro. E che ti indica un po' la strada, diciamo. Sì, che ha indicato sì, la strada, e si è schiuso appunto dinanzi a me un mondo straordinario, che è quello, ho incontrato medici meravigliosi catanesi, persone stupende, oltre che i fratelli di mia Atenia, e quindi ho scoperto davvero che cosa significa la solidarietà, l'aiuto spontaneo e l'altruismo. E quindi spero che chi mi ascolta, se c'è qualcuno nelle nostre stesse condizioni, invito loro di non arrendersi. Ecco, appunto, io sì. A conclusione di trasmissione, perché sì. stiamo per concludere, un messaggio specifico a coloro che ci stanno ascoltando e possibilmente coloro, perché ho detto che ce ne sono diversi sì. che hanno subito della trasmissione, e che purtroppo soffrono di queste malattie. Sì, che cosa consigli? Che messaggio lanci? Di non arrendersi, perché l'unico modo per lottare efficacemente contro questa malattia è quello di guardarla in faccia, anche se l'ofio è forte. Cioè, l'ofio. e di accoglierla, perché fa parte di noi. E quindi dobbiamo avere però, bisogna avere il coraggio, la lucidità e la consapevolezza di riconoscere i nostri reali bisogni, di confessarli. E se qualcuno, non dobbiamo vergognarci neanche delle trasformazioni del nostro corpo, e quindi se quelli che non ci amano più con la mia atenia, lasciamoli andare, perché noi invece siamo sempre qui, perché se è vero che che difficilmente si può guarire da questa malattia, e se è vero che siamo costretti a fermarci, Questa è la mente, sicuramente non si fermano mai. La mente e il cuore, giusto? La mente e il cuore.
Benissimo, e con questo, diciamo, con questa dichiarazione anche di speranza, noi ti ringraziamo tantissimo per il tuo intervento. Sappiamo grazie che è stato faticoso per te restare così su questa specie di sedia sospesa, ma hai fatto questo sforzo e penso che sia stato molto importante, perché hai lanciato questo segnale di speranza anche a coloro che in questo momento soffrono di questo stesso tipo di malattia. Grazie alla dottoressa Antonella Di Grazia, che ricordiamo ancora una volta è presidente dell'ASM Onlus, Associazione Siciliana Miastenia. Puoi salutare gli amici di Globus Radio Station? Ti chiedo questo. Saluti a tutti, grazie per avermi ascoltata. Ed è stato bello condividere questa esperienza. Grazie a te e naturalmente tanti auguri anche per la tua associazione. Sempre grazie. In gamba. Grazie. Grazie a tutti, alla prossima. Buonasera. Manamana. Sport e non solo. Manamana. La rubrica di Armando. Manamana. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale Edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know?